Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Dentro la Salute Focus. Siamo stati a Roma per raccontarvi un evento che mette al centro la professionalità dell'infermiere di ieri e di oggi. E parole chiave come assistenza infermieristica, endoscopia, tecnologia, cambiamento e testimonianze di infermieri ed infermiere in prima linea durante la pandemia. E la mostra dal titolo «Da questa crisi usciremo cambiati se cambiamo adesso». L'infermiere di endoscopia di fronte all'esigenza di cambiamento, dedicata alla figura dell'infermiere e curata dalla società scientifica Anote Anigea in collaborazione con l'azienda Fujifilm Italia. Presidente Guarini, sono passati ormai più di 200 anni dalla nascita della figura dell'infermiere moderno. Perché nasce questa mostra? E cosa vuole raccontare senza dimenticare questi due anni di pandemia che hanno messo a dura prova la figura dell'infermiere? Sono 200 anni, noi dovevamo festeggiare nel 2020 i 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale. Colei che è stata la fondatrice del nursing moderno, dell'infermieristica moderna. Doveva essere un anno di festeggiamento e come sappiamo purtroppo è stato un anno di chiusura, ma in cui è stato posta proprio in evidenza l'importanza dell'infermiere come mezzo di comunicazione, come tramite tra il paziente e il familiare. Quindi per noi dell'endoscopia soprattutto è un'esigenza, abbiamo voluto per questa mostra di far vedere come è stata l'evoluzione sì della nostra professione infermieristica nello specifico dell'endoscopia e quindi dell'evoluzione delle tecniche endoscopiche, ma far vedere quanto era importante, riflettere su quanto era importante la presa in carico del paziente e maggiormente stare vicino proprio in questo periodo così di difficoltà. A due anni dall'inizio della pandemia, oggi come vive l'infermiere? E secondo lei qualcosa è cambiato nell'assistenza o dopo i primi tempi in cui siete stati percepiti come eroi, tutto è rimasto come prima o peggio di prima? È vero, siamo stati percepiti eroi nel momento della pandemia proprio per questa vicinanza al paziente, unica persona che poteva assistere e stare vicino al paziente. Direi che purtroppo le cose sono tornate un po' come prima, lo vediamo proprio, no? Nei media e quindi le aggressioni agli operatori sanitari. Questo perché non credo non ci sia una fiducia da parte dell'utente all'infermiere, una considerazione, ma credo sia dovuto al fatto perché purtroppo ancora come prima ci sono difficoltà nelle liste di attesa, nell'accesso alle cure. Presidente, perché Fismat ha deciso di ospitare questa mostra che racconta l'esperienza degli infermieri all'interno del congresso annuale nazionale dei medici che trattano le malattie dell'apparato digerente? Fismad in realtà è una federazione e come tale riunisce tutti, non solamente i medici, ma tutti coloro che si interessano dell'area gastroenterologica, quindi delle malattie dell'apparato digerente, quindi ovviamente gli infermieri e chiaramente anche le persone, le tante associazioni di pazienti che stanno dietro a questa situazione. L'infermiere in questo momento rappresenta uno dei cardini fondamentali nell'evoluzione a breve, soprattutto con la nascita del DM71, che vedrà come l'infermiere, diciamo, cardine fondamentale degli ospedali di comunità oppure delle case della comunità e quindi intorno a loro sicuramente si concluderà quella che è l'evoluzione dell'infermiere con anche diciamo, la nascita dell'infermiere dell'endoscopia che rappresenta una specializzazione ulteriore del programma formativo dell'infermiere. Quanto è importante la collaborazione tra medici ed infermieri nella gestione del paziente? È fondamentale. Io ho fatto il preside di facoltà in precedenza e so benissimo che il paziente in quel momento è in un momento down della sua vita e ha piacere di vedere di fronte a sé le figure che
con le quali con le quali lavora e con le quali dialoga principalmente, quindi sicuramente il medico, ma anche più del medico, l'infermiere, che sicuramente è la persona che più ha contatto con il paziente stesso. Quindi partiamo dal paziente, ma quindi non solo infermieri medici, ma infermieri medici e tutti coloro che in quel momento stanno cercando di dare il massimo per migliorare quella che è la salute del paziente. La sanità, in particolare quella pubblica, dovrà cambiare per rispondere in modo efficiente al bisogno di salute della popolazione. Il Covid è stato un esempio di cambiamento improvviso. Come pensa evolveranno le professioni di medico e di infermiere per rispondere a questa esigenza di cambiamento? Beh, sicuramente con l'istituzione, grazie anche alla pandemia, ma non solo, con l'istituzione della medicina del territorio, che purtroppo durante la pandemia si è visto essere carente da tanti punti di vista, quindi in questa situazione devo dire sono stati coinvolti maggiormente tutti i fondi che ci arrivano dal programma PNRR per quanto riguarda appunto, diciamo, l'ideazione e l'organizzazione di quello che è il cosiddetto DM71, che è la base proprio dello sviluppo futuro della medicina del territorio, che lavora in un sistema sanitario nazionale che rimane comunque uno dei primi sistemi sanitari nazionali italiano al mondo e sicuramente tra i primi, tra i più eccellenti. Dottor Mezzacapo, come è nata l'idea di proporre alla società scientifica ANOT il progetto della mostra? Eravamo tutti di fronte al dramma, alla necessità di un cambiamento nell'assistenza durante la pandemia e coinvolgere questi nostri partner, clienti, collaboratori nell'attività presso gli ospedali è stato per noi naturale. È stato bello fare questo progetto con loro e approfondire il significato di cosa vuol dire curare, di come è cambiato il concetto, la pratica, le procedure dell'assistenza nel tempo e in particolare durante la crisi pandemica. Siamo stati partner, abbiamo accompagnato nelle loro attività, nei cambiamenti che ci sono stati negli ospedali, nell'esecuzione delle procedure, e condividere con loro questo percorso, raccontare insieme a loro quella che è stata la loro esperienza è stato sicuramente un motivo di orgoglio per noi. Perché un'azienda come Fujifilm investe in risorse in un progetto come questo? Per Fujifilm, e sono orgoglioso, contento di far parte appunto di questa azienda, è un onore, un dovere raccontare quella che è l'esperienza che fanno i nostri clienti, in particolare durante un periodo come quello pandemico. È fondamentale favorire la crescita, favorire la consapevolezza all'interno del mondo, dei pazienti, di tutti noi, di quelle che sono le necessità degli operatori sanitari, di quelle che sono le caratteristiche delle persone che si vanno ad incontrare quando si va a fare un esame, una procedura endoscopica. Fujifilm si impegna nello sviluppo della conoscenza e della consapevolezza per tutta la popolazione di quella che è la specificità di quelli che sono i nostri operatori sanitari. Dottoressa Sacco, come è stato lavorare al progetto a stretto contatto con gli infermieri, tuttora coinvolti nella gestione della pandemia? Da quando mi ho iniziato a proporre il progetto sapevo che sarebbe stato un progetto molto interessante. Diciamo che il mio ruolo è stato quello di ascoltare e raccogliere e organizzare tutto quello che raccoglievamo. Il lavoro e l'interazione con loro è avvenuta su due macro sezioni. La prima è stata quella, diciamo, relativa a raccogliere, studiare, comprendere tutta quella che è stata la nascita e l'evoluzione del ruolo dell'infermiere. E devo dire che questo aspetto è stato molto interessante perché ho appreso ancora di più quanto questa figura professionale sia importante e ho compreso molto tutte le mille sfaccettature. Incontrare oggi gli infermieri è diverso rispetto a prima di questo progetto?
Noi come Fujifilm, e io nello specifico come specialista di prodotto, ho lavorato e lavoro sempre a setto a contatto in sala endoscopica, in sala di reprocessing con gli infermieri, e da sempre ho conosciuto e conosco questa figura e nella tutta la sua professionalità. È ovvio che questo progetto mi ha fatto conoscere ancora di più tutte quelle mille sfaccettature che prima non conoscevo, e questa sicuramente è stata una fonte di crescita personale e professionale, e sicuramente mi aiuta ancora di più a relazionarmi e a conoscere i professionisti sanitari che ho davanti. E ora sentiamo le altre società scientifiche presenti. Presidente Monica, qual è il ruolo dell'infermiere in gastroenterologia? È un ruolo fondamentale non solo per quanto riguarda la parte endoscopica, dove svolge sicuramente un ruolo prioritario, ma anche nell'ambito clinico, nell'ambito sia dell'assistenza ospedaliera che anche dell'assistenza ambulatoriale. L'infermiere costituisce un nodo fondamentale nell'assistenza del paziente, perché deve gestire, essere il case manager del paziente. Il paziente è al centro di un percorso che viene gestito dall'infermiere, che è specialista nella nostra disciplina e addirittura in alcune subspecialità, come per esempio nella gestione di patologie importanti che necessitano di terapie continuative, anche a somministrazione ospedaliera, ma che devono avere proprio il supporto diretto, più immediato con la persona, come sono le malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono patologie che durano tutta la vita e che colpiscono anche persone giovani, di età giovane. Presidente Pasquale, che significato ha la collaborazione con Anote? Sottolineo che la collaborazione con Anote in questi ultimi tempi ha preso davvero una linea estremamente importante, perché nell'ambito della qualità di tutte le procedure stiamo lavorando moltissimo con Siarti per la sedazione in endoscopia digestiva. Certamente anche in questo caso gli infermieri, e in particolare quindi la loro società scientifica, ha un ruolo paritario rispetto al nostro nella preparazione del personale, nella organizzazione di corsi di formazione che di sicuro porteranno ad un miglioramento di tutte le procedure endoscopiche.